Buongiorno a tutti i nostri amici di quotidiano.net, siamo oggi qui collegati telefonicamente con Eugenio Bennato, il quale adesso ci racconterà di un nuovo progetto del quale ha fatto parte. Eugenio, a te. Mi Ci senti? sono, dimmi. Mi senti? Allora, sei collegato con quotidiano.net. Volevamo sapere di questa nuova iniziativa della quale hai fatto parte e se ci parli un poco del progetto di Pinocchio. Guarda, diciamo una parentesi molto particolare e anche, devo dire, divertente della mia attività in questo momento. Io sono impegnato in concerti, sono appena tornato dall'estero e pubblicano questa nuova edizione di Pinocchio In occasione dei con 70 anni, vero? come scusa? In occasione dei 70 anni di Pinocchio. Sì, 70 anni del film uscì nel 1940, in realtà sono 69 anni, ma saranno 70 fra un po'. E questo film, che è uno dei cartoni animati più diciamo, riusciti della Walt Disney, viene ripubblicato con l'aggiunta di alcune cose, fra cui per esempio la mia interpretazione della colonna sonora del tema che ha vinto l'Oscar come migliore musica in quegli anni. E quindi mi hanno chiesto a me, e la cosa è bizzarra perché io non avevo mai avuto una richiesta di cantare, cioè di intervenire in un progetto come cantante, proprio perché diciamo che io sono essenzialmente un compositore e infatti ho fatto tante colonne sonore anche di cartoni animati. Questa volta invece volevano proprio la mia vocina, così come essa è, e quindi io da non cantante ma da interprete ho accettato proprio con molto divertimento questa cosa, anche perché io evidentemente la propongo in una maniera completamente diversa da quella che è stata diciamo, nel passato. Si intitola Cade una stella, mi pare, nella versione italiana. Sì, è la famosa appunto canzone che parla appunto di questo sogno di tutti i bambini, no? Di tutti i bambini di vivere una grande avventura, di passare attraverso il fuoco, attraverso il mare e così via, e poi diventare un bambino per bene. Questo è il finale appunto per benissimo di Collodi. E questa canzone oggi può essere vissuta come una bella melodia, un bel racconto, una bella fiaba per bambini. Ascolta, so che non sei solo ad aver cantato, diciamo, con chi hai cantato? No, devi ripetere, ti sento poco. So che qualcuno ti accompagna in questa canzone. Sì, Con chi hai cantato? ci sono un coro di bambini che hanno questo coro ha un nome molto bello, si chiamano le Matite Colorate e sono dei bambini di Roma e dintorni, quindi una formazione, vorrei dire, multietnica, di bambini che hanno fatto il coro alla parte finale del brano. Com'è stata questa esperienza? Ti ha divertito? Ma guarda, io in molta scioltezza mi sono molto divertito, ho visto che a loro piaceva molto, alla Walt Disney è piaciuto moltissimo e ti dico, io come dire, guardo un po' dall'esterno questa avventura che sto passando, cioè mi richiedono proprio per le mie interpretazioni, cioè io l'anno scorso sono stato al Festival di Sanremo e vincendo la mia timidezza, la mia riservatezza, ho avuto un riscontro fortissimo proprio diciamo, per il confronto con i cantanti, quelli con la C maiuscola, insomma, da Albano a Judy Lee, insomma. Però io propongo il mio modo di interpretare le cose che ha a che fare con il Comunque è mondo popolare, che è molto diverso. un'interpretazione molto particolare, anche l'anno scorso ti abbiamo apprezzato molto al festival, voglio dire, era una melodia un po' più originale anche rispetto ad altre. Eh sì, perché io sono stato al festival accettando, devo dire, l'invito abbastanza insistente di Pippo Baudo, che mi ha colpito questo fatto, che lui dice prima di lasciare voglio proporre al pubblico italiano qualcosa di nuovo. E in effetti qualcosa di nuovo è stato, ma è come nuovo il movimento Taranta Power che sto veicolando da anni, che sta dilagando in tutta Italia. Arrivare a Milano qui e trovare che ci sono 4-5 scuole di Taranta e di Tarantella è un fatto nuovo proprio del costume e soprattutto della nuova generazione. Benissimo, ascolta, quindi adesso sei attualmente in tournée?
Guarda, sono appena tornato dall'estero e riprendiamo adesso la tournée, diciamo, con la primavera, ovviamente si intensificano i concerti e al nord come al sud, e spero che ci rincontreremo presto. Benissimo, ascolta, e questa nuova edizione di Pinocchio, che appunto della Disney, che esce, da quando potremo trovarla? Ma mi dicono che fra una settimana è in vendita ed è sicuramente una confezione molto attenta sia dal punto di vista tecnico che da quello artistico. Benissimo, allora aspettiamo di ascoltare la tua voce in questa nuova versione. Beh, ma non è chissà chi, comunque è qualcosa che probabilmente avrai toccherà la sensibilità di molti. Senz'altro, ti ringraziamo tanto per la tua disponibilità, salutiamo i nostri amici di quotidiano.net e li invitiamo anche loro ad ascoltare questa nuova versione di Cade una stella, diciamo, la versione italiana della colonna sonora di Pinocchio della Walt Disney, che per l'occasione, per i 70 anni, è stata restaurata e rimessa in commercio in DVD e Blu-ray. Grazie. Ciao, ciao a te e agli ascoltatori da Eugenio Benato, ciao. Va bene, ciao. Buon Geppetto, tu hai dato tanta gioia agli altri che meriti che il tuo desiderio sia vero. Vestati, o legno inanimato, perché la vita io t'ho donato. Che cosa si è capace oggi? So parlare. Cammino. Sì, Pinocchio, ti ho donato la vita. Perché? Perché stasera Geppetto ha desiderato un bimbo vero. Sono un bimbo vero? No, Pinocchio, ma che il desiderio si avveri interamente dipenderà solo da te. Da me? Dimostrati bravo, coraggioso, disinteressato, e un giorno sarai un bambino vero.